Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 luglio, sabato. Ci sono tutte le questioni che riguardano Salvini e i soldi da Mosca. Forse la notizia più importante di oggi è quella tutta da verificare, come sempre, tutte le cose che scrivono i giornalisti, soprattutto Repubblica contro Salvini, e conviene verificarle, di un avvocato che avrebbe partecipato a quella riunione al Metropol, all'albergo di Mosca, dei bolscevichi. Avrebbe partecipato questo avvocato e detto: guarda, noi abbiamo provato a fare questo deal, questo affare con i russi, ma non c'è riuscito. Io ero uno di quelli che stava lì a trattare. Molto divertente il pezzo di Sallusti, che ieri difendeva Salvini dicendo che aveva l'impressione che questa fosse tutta una bufala, e oggi però dice: in realtà un paese come l'Italia, che non ha una politica estera, è un paese che non ha una politica interna. Dice: non si riesce a capire se siamo con la Russia, siamo con gli Stati Uniti o siamo con la Cina. È interessante questo punto di vista. Venturini su Corriere della Sera è altrettanto interessante il suo punto di vista più geopolitico, in cui ci dice: beh, è divertente anche l'idea che Russia e America abbiano utilizzato l'Europa come suo terreno di scontro a 30 anni dalla fine della guerra fredda e della storia, secondo il più letto che citato, o più citato che letto, Fukuyama, come diavolo si chiama, io peraltro non l'ho neanche letto. In realtà la questione va avanti sul Russia Gate, vedrete che nei prossimi giorni la cosa avrà un impatto, anche perché oggi Pagnoncelli sul Corriere della Sera ricordava come il 58% degli italiani, secondo il sondaggio di Pagnoncelli appunto, ritenesse la questione grave per gli italiani. Nel frattempo, di cose serie c'è forse l'altra parte della luna, cioè quella di Di Maio e del Movimento 5 Stelle, che invece ieri si becca un sacco di schiaffoni dai No TAV a Torino, così come si è ribeccati l'Appendino, pensate un po' voi, soltanto per il fatto di aver voluto fare un salone dell'auto a Torino. Dove lo volete fare? A Canicattì. Eppure se l'è persa Torino questa possibilità, perché c'è il suo vice sindaco che, come dice l'Appendino, parlano sempre come se fossero in pizzeria. Mi viene molto da ridere, perché mi sembra che tutti questi grillini parlano sempre come se fossero in pizzeria, hanno preso i voti come se fossero in pizzeria, quindi di che si lamentano? Sono artefici del loro destino. Non puoi diventare sindaco, non puoi diventare parlamentare dicendo no TAP, no TAV, no a investimenti, no opere pubbliche, fuori corrotti e tutte queste cose qua sacrosante per loro, e poi dopo, se c'è un piccolo corrotto come i suoi assistenti, si rimane al loro posto, se c'è un avviso di garanzia rimane al tuo posto, le TAV le vuoi fare, le TAP le vuoi fare. Io ovviamente non la penso come loro, ma insomma stanno prendendo per i fondelli ovviamente il loro, cioè chi sbaglia non è l'Appendino. L'Appendino sta facendo quello che io vorrei che si facesse, motivo per il quale io non avrei mai votato l'Appendino. Quelli che fanno bene sono i cosiddetti signori che parlano come in pizzeria, cioè parlano come hanno preso i voti. Vi ricordo soltanto, a proposito di pizzeria, di minchiate galattiche, una di queste era la modella Imane, che era una di quelle modelle che aveva partecipato alle cene di Arcore. E questa modella Imane, a metà marzo del 2019, non 10 anni fa, secondo il portavoce del Movimento 5 Stelle, cioè Travaglio, e secondo anche il Fatto Quotidiano, sarebbe stata avvelenata. Cioè avrebbe avuto il polonio, il non polonio, tutto perché probabilmente scriveva Travaglio, certamente non l'ha avvelenata direttamente Berlusconi, ma fa comodo alla difesa di Berlusconi che sia scomparsa Imane. Cioè vi rendete conto che cosa è riuscito a scrivere questo qua? Tutto poi dopo qualche mese, come, e poi c'è il procuratore che fa la conferenza stampa e tutti i giornali. Io ho dovuto convincere i miei amici dicendo che era tutta una stronzata, perché puzzava lontana un miglio questa roba qua, cioè che la morte di questa modella doveva avere qualche specie di retroscena solo per il fatto che aveva avuto a che fare con Berlusconi. Beh, cosa si scopre? Soltanto Zulin oggi lo ricorda su Libero, che in realtà, secondo tutte quante le autopsie, i controlli, gli stracontrolli, sarebbe morta di morte naturale, purtroppo una gravissima neoplasia al midollo spinale. Questa è l'idea. Nel frattempo ci siamo sorbiti tutta quella specie di sputtanamento che i Travaglio, i Repubblica eccetera volevano dare nei confronti di Berlusconi, che non gli basta più, cioè non gli basta mai, ancora col partito del 6% ancora gli devono rompere i coglioni. E in questo ha senso oggi Cerasa, nel pezzo di Cerasa sul Fatto, dice: in realtà il truce, cioè quello che loro non amano, Salvini, sta avendo successo per la imbecillità dell'opposizione, perché se hanno cantato al lupo, dice
E Cerasa su Renzi, su Berlusconi, oggi sono poco credibili, dice, aggiunge Cerasa, ora che poi il lupo c'è davvero. Io non penso che ci sia il lupo, lui pensa che ci sia il lupo, ma il procedimento per il quale dici che arriva il fascismo con Berlusconi, con Renzi e con Pippo Baudo, poi quando il fascismo dice Cerasa arriva davvero, beh, allora sono guai perché nessuno vi si fida. A proposito di imbecillità, io ancora non so come prenderla, la prenderà più tardi Alessandro Gnocchi sul sito nicolaporro.it. Beh, questa storia di Jovanotti, che il fenomeno del politicamente corretto prende i volontari per dirci come fare la raccolta differenziata negli enormi rifiuti che crea il suo concerto e non li paga. D'altronde i volontari non si pagano, ma come si può allora prendere un volontario per fare quello che tu forse avresti dovuto fare in ogni caso? Ciao Michele, che lo vedo collegato da Londra, un abbraccio. Allora, questa storia della gigantesca ipocrisia per cui se le cose le fa Jovanotti, se le cose le dice il portavoce del Movimento 5 Stelle sui beh, quindi partecipi a una specie di coro collettivo di consenso per cui ti fai le cose giuste. Io mi chiedo, i fighettini, quelli che la pensano sempre giusti, quelli che dicono oddio il sessismo, quelli che come la sindaca deficiente di Parigi premia Carola con la medaglia. Vi rendete conto? La sindaca di Parigi non ha meglio da fare che premiare questa Hidalgo, una città che di fatti è gestita di culo, non quanto Roma, ma insomma non come era Parigi. Poi per distruggere Parigi ci vuole più che una notte o una messa. Beh, comunque premia Hidalgo con una medaglia. Dove sono finiti tutti questi fenomeni del politicamente corretto, del sessismo, del Me Too, del porco cavolo, di tutte queste robe qua? Dove sono finiti quando ieri o l'altro ieri sulla stampa quel signore che fa ridere soltanto sua nonna 150enne che risponde al nome di Staino, che non fa ridere nessuno, una specie di fallito del giornalismo, ma soprattutto della satira, fa vedere la vignetta con Salvini impiccato con il suo rosario. L'avete vista la vignetta di Salvini impiccato con rosario? Vedete, se avesse fatto ridere, per quanto dura, è satira, ma il tema fondamentale è che questi patetici dinosauri di un passato che grazie a Dio non avremo più, tipo Staino, tipo i suoi rubli veri, quelli dell'Unità, quelli dei comunisti, quelli dei sovietici, quelli in cui c'erano i carri armati, quelli in cui i liberali stavano dall'altra parte, ma anche i democristiani, questi cazzoni possono fare Salvini impiccato ed è satira. No, non è satira, fa schifo. Fa schifo, quella vignetta di Staino fa schifo, come quella del consigliere comunale del PD di Reggio Emilia che ha messo la Meloni a testa in giù. Fate orrore, non fate ridere. Vi difendiamo, non perché vi difendiamo, perché questo è un paese liberale purtroppo e si assolve Rachete nonostante abbia commesso un'illegalità e nessuno dei Grammellini, dei Serra, ma anche del mio amico Mattia che lavori là. Mattia, ma ti sembra possibile che si possa fare una vignetta così disgustosa? Cioè si può criticare, si può dire anche che è un razzista, uno xenofobo, ma la vignetta lui impiccato, ti piace? È quello che noi vogliamo come opposizione a Salvini? Rischiate di far diventare Salvini un eroe. Facebook paga 5 miliardi di dollari, la più grande multa mai pagata da una società di internet per la sua violazione della privacy sul caso di Cambridge Analytica. Quelli pagano i 5 miliardi di dollari e poi i fenomeni che ci hanno governato fino ad oggi ci hanno dato la carta d'identità elettronica. Non che questi che ci governano ora riusciranno a farla, non riescono neanche a chiudere all'Italia, non riusciamo a capire, ma l'Italia insomma non la chiude mai nessuno, da Berlusconi in poi sono tutti caduti su all'Italia. Ma la carta oggi è sul Messaggero, la carta identità elettronica, che vuol dire file, incapacità di averla. Ma vi sembra normale un paese in cui non si riesce ad avere una carta identità elettronica? Che anche, ma prendete una carta di credito, ve la fanno in 5 passi, prendete una carta di credito, ormai col documento fai la foto e ti arriva, prendete tutto, soltanto la carta d'identità elettronica non siamo in grado di farla, in un paese che, capite voi, che è condannato all'irrilevanza, ma non per i soldi di Mosca, non per Salvini, non per Di Maio, ma perché non riesce a fare una carta d'identità elettronica. E ci avevamo presi pure quel fenomeno, no? Vi ricordate il marziano a Roma? Renzi arriva a Roma e il vicepresidente di Amazon, cazzo ci abbiamo fatto con il vicepresidente di Amazon, manca una carta d'identità elettronica, viene gratis, perfetto, magari paghiamo qualcuno che riesca a farci la carta d'identità elettronica invece che prendere il fenomeno di Amazon che non riesco a capire che cosa è riuscito a fare in questi anni. Fantastico.
E poi sull'immigrazione due pezzi, quelli di Ricolfi e quelli del giornale. Il giornale dice: beh, ma questo Salvini che fa tanto il fenomeno, siamo passati da persone rimandate fuori dall'Italia di 36.000 del passato a 27.000 di oggi, cioè riuscite voi che fate tanto bla 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 sull'immigrazione a espellere meno gente di quanto si riuscisse nel passato. E questi sono i dati veri, le critiche vere, non impiccare Salvini, dirgli forse magari uno di quegli immigrati che gli hai promesso che andavano via, ancora non li hai mandati via, meno chiacchiere e più immigrati che vanno via. Ricolfi, favoloso, si cucina il maanchismo, ma anche non di Veltroni, ma di quest'altra che sarà, cioè, ci sarà da divertire, altro che Juncker, di questa Ursula von der Leyen, la nuova presidente della Commissione europea, quella che dice bisogna difendere i confini, ma anche accogliere i migranti in mare, i salvataggi in mare. Il manchismo oggi colto con genialità da Ricolfi della prossima Presidente della Commissione europea sarà tutto da vedere. I principi astratti che piacciono alla gente, che si scontrano con le realtà pragmatiche che invece la gente soffre ogni giorno. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento tra poco a un straordinario Alessandro Gnocchi sul sito nicolaporro.it sul caso Jovanotti. Ciao.